Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, interpretata fra gli altri da Serhat Paril, Yiji Özdemir, Isil Deyoğlu, Sezen Akbaşoğulları, Teymur Levent, Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyükastun. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani di vendetta di Risa, sul rapimento del figlio di Banu, sulla presunta allucinazione di Tasn, sulle indagini svolte da Cesu per scoprire le mosse del suo nemico, sul litigio fra Kaide e Uya in prigione, sull'arresto di quest'ultima e Bülent e sulla morte di Koran. Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Risa rinuncerà a fuggire per ritornare a Korlundag e rovinare per sempre la vita di Cesu e Suan. Dopo aver pianificato i suoi piani di vendetta, l'uomo inizierà a metterli in atto, rapendo il figlio di Banu e ricattandola. Dopo aver saputo della morte di Adale, Tasn sarà così devastato dal dolore da visitare ogni giorno la sua tomba. Nel corso di una di queste visite crederà di vedere Risa e lo racconterà a Koran che archivierà l'accaduto come un'allucinazione del padre. Cesu lo verrà a sapere e si insospettirà, decidendo di indagare più a fondo. Nel corso delle sue ricerche, l'uomo scoprirà da un certo Kaya che Risa è sceso dalla nave poco prima che quest'ultima salpasse. Uya e Kaide vengono arrestate. Uya andrà a trovare Kaide in carcere, finendo per avere con lei una forte discussione durante la quale le due donne si accuseranno reciprocamente. Dopodiché entrambe decideranno di parlare con il procuratore. Kaide gli racconterà che Uya ha ucciso il dottor Nedim, mentre quest'ultima accuserà l'amica di aver partecipato al rapimento del figlio Zafer. Cesu verrà a sapere che è stata Banu ad avvelenare volontariamente Suan. Furioso, l'uomo tenterà di costringere la donna a dire la verità, venendo a sapere che quest'ultima ha fatto tutto questo in quanto ricattata da Risa che le aveva rapito il figlio. Nel frattempo, Uya verrà arrestata per la morte del dottor Nedim, mentre Bülent verrà condotto in carcere per il rapimento di Zafer. Tasn rivelerà a Koran il motivo per il quale non è mai stato un padre affettuoso con lui. Cesu, con l'aiuto di Rifat, riuscirà a liberare Uma e consegnarlo al procuratore. Giunto lì, il complice di Risa accetterà di collaborare con la polizia in cambio di uno sconto di pena. Suan sentirà di essere molto stanca di dover portare avanti una recita per non insospettire il loro nemico. Tasn andrà a trovare la figlia per poi rivelare a Cesu che il padre Hasan fu adottato da una coppia, il ricco Muzaffar e la moglie Bahar. Inizialmente, la coppia aveva deciso di adottare Tasn per poi optare per Hasan, dopo aver visto il terribile carattere del primo. Per questa ragione, Tasn fu portato in orfanotrofio. In prigione, Uya viene messa nella stessa cella di Kaide insieme ad altre detenute. Lì, quest'ultima inizierà a non sentirsi bene per poi cominciare il suo travaglio. Non cadendo nella trappola di Cesu, Risa si recherà a casa sua e ucciderà Koran e due guardie di sicurezza.